Buonasera, anzi, buonanotte. Qui al ristorante Pizzeria Ribalta, qui a New York, ancora i fedelissimi sono qui, come Daniele Foti, che è qui con noi e che ringraziamo per essere con Italiani all'estero TV. Ciao Daniele. Ciao, grazie a voi di questo invito. Dunque Daniele, ti chiediamo subito di dove sei, di che regioni parleremo oggi? Io vivo nel Veneto, però sono marchigiano di origine, fiero di essere marchigiano di origine. Di dove esattamente? Sono nato a Macerata, ma ho vissuto per 8 anni circa in un piccolo paese in provincia che si chiama Apiro. Ecco, dunque questo paese è piccolo, ma ha gli appassionati di un certo sport, penso che sia conosciuto. E lo chiediamo a Daniele, quale sport e perché? Diciamo che negli anni 80, 90, 70, quando sono nato io, perché io sono del 72, c'era una tappa della Coppa del Mondo di motocross e anche della Coppa $1000, famosa di motocross. Diciamo che c'era un bel circuito lì nelle Marche dove si correvano e ci sono tuttora molti appassionati di questo sport, per cui chi è appassionato sicuramente ricorderà che era una tappa piuttosto importante. Ora purtroppo il terreno è stato comprato e c'è una bellissima piscina. Però ha degli scivoli mostruosi, ve li posso raccontare. Comunque questo è perché le colline marchigiane effettivamente si prestano forse a questo tipo di tracciato. Beh, insomma, già, essendo già collina ovviamente, insomma, il fatto che ci sia collina. Vogliamo salutare tutti gli appassionati di motocross che magari ci stanno ascoltando. Certo, tra l'altro mi è successo circa un anno fa di vedere a Vicenza, perché lui è originario di quelle parti, quello che era il campione in assoluto di motocross in quel periodo, che era Franco Picco. Io quando ero piccolo lo vedevo correre, lui avrà avuto 20 anni al tempo. E l'ho rincontrato, che poi fa Parigi-Dakar, ha vinto Parigi-Dakar, quindi insomma, un personaggio sempre del mondo per gli amatori molto molto conosciuto. Adesso alla sua età ma continua a correre in mezzo ai faraoni o in giro per l'Africa, Argentina, eccetera, eccetera. Sempre una due volte. E tu hai anche tu per caso la passione della moto? No, cioè la passione potrei anche averla, nel senso che mi piacerebbe girare in moto, però per mille motivi non l'ho mai praticato. Beh, motocross non lo farei mai, bisogna essere un po' pazzi per andare in motocross, vedono secondo queste, me. Queste moto che sfrecciano, saltano sì, via sì. Dalle colline, saltano sì. Fanno dei tiroetti. Mi ricordo c'era un salto che facevo fatica, quando ero piccolo facevo fatica a risalirlo a piedi, questo per capire il dislivello che c'era rispetto dall'alto al basso, per cui insomma, bisogna essere un po' incoscienti per fare questo, ma è per quello probabilmente che è anche affascinante, è interessante, insomma. E quindi tu li hai visti più da vicino? Sì, sì, ho preso più di una sassata in faccia, sul corpo, perché quando accelerano i sassi vengono alzati, quindi arrivano anche addosso a chi sta attorno al campo, insomma, attorno al circuito. Sì, però insomma, bella emozione. Beh, sì, certo, vedere dal vivo deve essere una cosa. Sì, come ecco, tutti gli sport. Il concetto adesso ovviamente lo sento Veneto. Parlaci invece di Padova e della tua seconda regione. Sì, beh, è la regione di mio padre, il Veneto, per cui quando hanno deciso di a un certo punto di cambiare, siamo nati su mio papà, è nato in provincia di Verona, poi ha vissuto a Rovigo, abbiamo deciso di andare a Padova per una questione probabilmente anche di opportunità, una città sicuramente diversa rispetto a Rovigo, insomma, che è meno grande, quindi ha meno opportunità anche sotto profilo poi lavorativo. E quindi nell'81 ci siamo trasferiti lì e da lì poi ho fatto le scuole lì, tornando regolarmente anche più volte nelle Marche, perché ovviamente sono comunque molto legato alla mia terra, alle mie tradizioni, agli amici. Finché ho avuto i parenti tornavo a trovare i parenti e adesso torno a trovare gli amici e pochi parenti che mi sono rimasti. Allora, partiamo con i saluti. Salutiamo qualche amico nelle Marche, due nuovi. Vai, due insomma, amici, due paesi. Ma io insomma, posso salutare Edoardo, posso salutare Maurizio, che era un amico dei miei genitori, poi è diventato un amico di tutta la famiglia. Posso salutare Mapì, cioè sono tante le persone veramente, perché poi il paese è di 2000 anime, per cui si conoscono tutti. Possiamo salutare anche quelli che da Apiro sono andati nel mondo. Ah beh, certo, tutti i marchigiani del mondo nella maniera più assoluta, anche perché poi insomma la nostalgia di quei posti credo che la sentano tutti, perché come si mangia in quei posti e come si sta in quei posti con quello spirito di relax, di tranquillità che è difficile trovare anche in altri posti in Italia, secondo me. Ci tornerei a vivere insomma e magari un giorno ci potrei anche tornare. Adesso Daniele è
dici due cose che ti sono piaciute di New York. Ma... dimmi due cose, scusa, due cose che voglio chiedere a Daniele, due cose di New York, perché adesso lui è qui a New York per qualche giorno, due cose che ti sono piaciute. Beh, New York è qualcosa di strano e di straordinario allo stesso tempo. Sembra di averla già conosciuta, perché chi è amante magari del cinema, come posso essere io, vede un milione di film che riproducono le strade di New York, le immagini di New York. Poi arrivi qua e ti senti catapultato in un altro pianeta. Le cose che mi sono più piaciute sicuramente è il fatto di... sono le sensazioni che ho provato. Cioè il fatto di trovarmi veramente... a vivere delle emozioni che non pensavo di poter vivere. Ho girato altre capitali, ho girato altri paesi, Sud America. Ad esempio una sensazione, ad esempio la prima sensazione che hai avuto quando sei arrivato. Ma la prima sensazione che ho avuto è stata quella di essere piccolo, perché ovviamente qua tutto è grande rispetto all'Italia, insomma sembra banale come cosa, però è proprio la sensazione che si sente alla fin fine. Quindi palazzi grandi, case grandi, i camion sono grandi, i bidoni della spazzatura sono grandi, solo gli appartamenti, le porte sono grandi, gli ascensori sono grandi, gli appartamenti sono piccoli, anche perché costano un casino, per cui insomma un appartamento è grande come un ascensore più o meno. Sì, adesso io sono in un appartamento da 40 metri quadri, 45, che è coccolissimo, confortevole al massimo, però sono 40-45 metri quadri, insomma, dove alla fine due persone si sta a malapena, ecco, per cui. Ma io so che Daniele ha girato anche altro, è vissuto anche in un altro paese, Venezuela. Sì. E raccontaci due cose del Venezuela che ti ricordi. Ma io in Venezuela sono stato, i miei genitori vivevano là, hanno vissuto 7 anni e io sono stato per 4 volte a trovarle. Viveva là anche mio zio, che aveva un ristorante che tra l'altro per i marchigiani si chiamava Lucassero, che è il Cassero, che è una torre che c'è a Castel Raimondo, altro paese che saluto perché è il paese di mia madre e di miei nonni, e al quale sono altrettanto affezionato, e quindi aveva aperto questo ristorante che si chiamava così, e quindi sono andato a trovare lui e i miei genitori per passare un po' di tempo lì e per capire se poteva essere interessante per me andare a vivere insieme a loro. Che zona della Venezuela stiamo parlando? Vivono Isla Margarita, quindi sicuramente un posto prima dell'arrivo di Chavez molto, molto piacevole, molto, molto carino, turistico, anche piuttosto sicuro, nel senso che io le prime volte che andai potevo girare tranquillamente tutta la notte senza nessun problema. Quanto tempo quindi sei stato lì? Ma diciamo quasi 6 mesi, cumulando più di una vacanza che ho passato lì. E che periodo, cioè che età avevi? Cioè in periodo di scuola oppure di grande? No, sono andato la prima volta, la prima volta sono andato per la maturità, è stato il mio regalo della maturità. E poi sono stato in maniera, diciamo, periodica fino ai 30 anni circa, 4 volte. Sempre Isla Margarita? Sì, sempre lì. Non ho girato molto in Venezuela. Hai conosciuto italiani? Hai visto, ci sono comunità italiane? Beh, Venezuela è pieno di italiani. Tra l'altro ho scoperto che i venezuelani sono grandissimi consumatori di pasta, e questa è stata la fortuna anche di mio zio. Che lavoro faceva? Lui aveva un ristorante, per cui quello che dicevo prima, Lucassero, e quindi lui faceva pasta fresca, tutte cose di questo. E mio papà aveva comprato dei macchinari per fare pasta fresca, quindi lui la produceva per piccole strutture, piccoli supermercati, in più produceva il necessario per mio zio, per i suoi clienti, quindi tortellini, tagliatelle, ravioli, tutto quello che serviva. E c'è un altissimo consumo, sia perché ci sono tanti italiani, ma sia perché i venezuelani amano comunque mangiare italiano, quindi noi tanto dove andiamo il nostro mangiare è sempre il numero uno, non c'è niente da dire. Italiani all'estero TV ovviamente è su web, su internet, quindi è vista anche in Venezuela facilmente questa trasmissione potrebbe essere vista da tuo zio, lo vogliamo salutare? Sì, il problema è che mio zio adesso è in Thailandia. E va bene, quando tornerà perché dalla Thailandia? È un anno in pena, vive in Thailandia. Beh, i marchigiani. Vive in Thailandia. Allora, lo raggiungiamo anche in Thailandia. In Thailandia, sì, volentieri. Ciao, zio. Dove esattamente in Thailandia? A Chiang Mai. È dovuto scappare dal Venezuela, mio zio. Ah, con una scheggia di proiettile in corpo. Quindi, come ho detto prima, con l'arrivo di Chavez il clima è decisamente cambiato. Non solo per lui, ma ho sentito anche altre storie, per cui... Lui a un certo punto ha tentato di rapirlo una decina di volte finché non ha deciso, ha preso l'aereo dopo che gli hanno sparato e
giorno dopo è partito. Ha venduto il ristorante dall'Italia, ha venduto tutto quanto, quello che poteva, e si è trasferito in Thailandia, che era un'altra delle sue passioni. Mia zia era mancata degli anni prima, lui si è risposato e adesso vive felicemente in Thailandia. Lavora tra l'altro per un'azienda di Matelica, quindi sempre delle Marche. E, insomma, così. E lui sta... Sempre nella ristorazione? No. Credo sviluppi software in questo momento con questa azienda. Comunque, quindi... mandiamo il saluto anche in Thailandia, così, perché sì. Maggiormente piacere sì, poterlo... Sì. Assolutamente sì. Ciao zio. Ci vediamo presto, perché presto verrò a trovarti. Possiamo dire il nome? Fabrizio. Un saluto, un abbraccio e un saluto. Grazie per aver portato questa storia. Ci mancherebbe altro, grazie a voi, insomma. Perché è bello condividere, insomma, persone che non si conoscono, magari che cercano attraverso la rete un senso familiare, un senso di che le riporti un po' alle origini. Quindi capisco anch'io che sono qua da 3-4 giorni, comunque c'è qualcosa sempre della nostra terra che ci manca, al di là di tutto. Per cui. Io ringrazio a voi. Daniele Foti per essere stato qui con noi, Italiani all'estero TV, e averci parlato delle Marche, del motocross, ma anche del Venezuela e della Thailandia. E quindi abbiamo salutato con lui tanti, vogliamo salutare con lui tanti italiani all'estero. Beh, salutiamoli da tutto il mondo. Tutto il mondo. Una buona notte da New York. Da Cinzia e Daniele. Ciao. Ciao.